era un uomo alto e robusto. Tutti gli volevano bene. Il suo nome era Edmund Kemper, un uomo psicopatico, conosciuto nel mondo come il killer delle studentesse. Aprile 1973, California. Era la domenica di Pasqua. Edmund Kemper decise di mettersi in macchina e di guidare senza meta verso est. Con la radio accesa, aspettò trepidante la notizia di cui tutti dovevano assolutamente parlare. Il tempo passò, ma la radio non disse nulla. Edmund era deluso. Pensava di essere diventato una celebrità nazionale. Esausto e avvilito, decise di fare una chiamata dalla cabina telefonica nei pressi di Pueblo, in California. Rispose il Dipartimento di Polizia di Santa Cruz. Da quel momento, il mondo intero conobbe la storia del killer delle studentesse. Edmund Kemper nacque a Burbank il 18 dicembre 1948. Sin da bambino manifestò sintomi di disturbi psichici. Si divertiva a torturare ed uccidere gli animali e adorava decapitare le bambole delle sue sorelle. All'età di 9 anni, i suoi genitori divorziarono e Kemper venne affidato a sua madre Clarnell, con cui si trasferì nel Montana. Questo episodio devastò profondamente Edmund, dato che fu allontanato dal padre a cui era profondamente legato. Con la madre, invece, aveva un rapporto pessimo, poiché lei trattava con enorme disprezzo il padre da lui tanto amato. Inoltre, Clarnell, avendo paura delle tendenze sadiche del figlio, lo ha sempre trattato in maniera severa. Spesso, Edmund dormiva in cantina, perché la madre aveva paura che potesse violentare la sorellina di 7 anni. Nell'estate del 1963, Kemper fuggì di casa per andare a cercare il padre in California. Una volta lì, scoprì che egli si era risposato e che non voleva avere niente a che fare con lui. Lo spedì in Arizona, dai suoi nonni paterni. Edmund detestava vivere lì. La nonna, Maud, trattava il nonno con disprezzo, tanto da ricordargli la sua tanto odiata madre. Il 27 agosto 1964, all'età di 14 anni, Edmund Kemper commise i suoi primi omicidi. Il ragazzo sparò e uccise la nonna Maud. La motivazione? Voleva semplicemente vedere cosa si provasse ad ucciderla. Si sentì obbligato, poi, a sparare anche al nonno, per evitare che si arrabbiasse con lui per quello che aveva fatto e soprattutto per non farlo soffrire a causa della morte della moglie. Edmund fu internato in un ospedale psichiatrico criminale e dai test effettuati risultò che Kemper possedeva un quoziente intellettivo di 145, ragion per cui solo 5 anni dopo venne rilasciato dalla prigione, avendo convinto persino gli psicologi che gli omicidi da lui commessi erano solo un brutto ricordo. Ormai lui stava bene. Contro il parere dei medici, venne riaffidato alla madre. Nel corso degli anni, Edmund iniziò a farsi volere bene da tutti. Non passava di certo inosservato, era alto più di 2 metri e pesava 136 kg ed era ormai noto come un giovane serio e rispettabile. Fece persino amicizia con il capo della polizia della sua città, che lo aveva soprannominato affettuosamente Big Ed. Ma l'uomo non si sarebbe mai aspettato che, di lì a poco, il suo amico Big Ed sarebbe stato autore di altri innumerevoli omicidi. Un forte litigio con sua madre portò Edmund, il 7 maggio 1972, ad iniziare la sua carriera da serial killer. Tutte le vittime di Edmund erano giovani studentesse autostoppiste, motivo per il quale Kemper verrà soprannominato killer delle studentesse. Le prime 2 sfortunate ragazze furono 2 diciottenni,
Mary Ann Pesce e Anita Lucchessa. Le due donne erano dirette all'Università di Berkeley. Dopo un'ora di macchina, Edmund le portò in una zona di campagna e le strangolò. Non contento, accoltellò ripetutamente i corpi delle ragazze e trasportò i cadaveri a casa della madre. Nella sua camera, Kemper scattò foto pornografiche alle ragazze e fece a pezzi i loro cadaveri. I resti di Anita li mise in una valigia e li abbandonò sul ciglio della strada. Si servì poi della testa decapitata di Mary Ann per praticare sesso orale, prima di gettare i suoi resti in una scarpata. La notte del 14 settembre 1972 toccò la medesima sorte alla quindicenne Aiko Koo. La ragazza venne strangolata e portata a casa della madre. Nella sua stanza violentò e dissezionò il cadavere. Il 7 gennaio 1973 Edmund diede un passaggio alla 19enne Cindy Shaw. La donna venne uccisa con un colpo di pistola alla testa. Come sempre, portò il corpo nella sua stanza e lo smembrò. Decise poi di seppellire la testa della ragazza nel giardino, con il viso rivolto verso la camera della madre. Il 5 febbraio 1973, dopo l'ennesima discussione con la madre, Edmund uscì di casa in cerca di potenziali vittime. Incontrò la 24enne Rosalind Thorpe e la 23enne Alice Liu. Kemper sparò a entrambe le ragazze e dopo ripeté il solito rituale. Portò i corpi in camera, praticò necrofilia su di essi e li smembrò. Il tempo passava, le litigate con sua madre continuavano, la sua furia omicida cresceva. Edmund arrivò ad un punto cruciale, non sapeva più come placare la sua rabbia. Finché non capì qual era il suo reale desiderio, la cosa che lo avrebbe reso finalmente felice, ciò che avrebbe dovuto fare molto tempo prima, uccidere sua madre. E così fece. Il 21 aprile 1973, Kemper uccise Clarnell Strandberg a martellate. Infine la decapitò e violentò il suo corpo. Per ultimo, le strappò la laringe e cercò di gettarla nel tritarifiuti. Quando però premette il pulsante per l'accensione, il tritarifiuti si inceppò, risputandogli l'organo. Questo per Edmund fu l'ennesimo affronto da parte di sua madre, che persino da morta continuava a tormentarlo. Infuriato dall'evento, Kemper decise di chiamare un'amica della madre, Sally Hallett, e la invitò a casa per una festa a sorpresa. Quando la donna arrivò, la strangolò e le tagliò la testa. Decise di adagiare il cadavere decapitato sul suo letto per poi andare a dormire in quello di sua madre. La mattina seguente, Kemper prese la macchina e guidò verso est, cercando di uscire dalla California. Credeva di essere in pericolo. Sicuramente in quel momento la polizia lo stava già cercando. Quando si accorse però che nessun agente era sulle sue tracce e che in radio non si parlava di lui, fermò l'auto, chiamò la polizia e confessò tutti gli omicidi. Interrogato in carcere, ammetterà di aver compiuto anche atti di cannibalismo su alcune delle sue vittime. Al processo, Edmund non mostrerà alcun tipo di rimorso per quello che aveva fatto e non chiederà mai scusa alle famiglie delle vittime. Anzi, si mostrerà persino compiaciuto del fatto che, se non fosse stato lui stesso a costituirsi, non lo avrebbero mai catturato. Quando gli verrà chiesto quale punizione riteneva adeguata per le proprie azioni, rispose senza alcuna incertezza: morte per tortura. Così però non è stato. Venne giudicato colpevole di 8 omicidi, fu richiesta la pena di morte, ma essendo stata sospesa all'epoca, fu condannato ad un ergastolo per ognuno di essi. Dopo ben 50 anni di carcere, Edmund Kemper è tuttora un detenuto modello nella California State Prison di Bakerville, in California. La sua storia, quindi, termina senza grandi colpi di scena. Ma cosa sarebbe accaduto se Edmund avesse ricevuto l'amore che ha sempre desiderato e mai avuto dalla madre? Avrebbe commesso tutti questi omicidi? A queste domande non ci è dato sapere le risposte. Una cosa però sembrerebbe certa. Da quel momento le giovani studentesse non fecero più l'autostop. Metti like,
iscriviti e attiva la campanellina per non perdere i prossimi video.